Le ambulanze normalmente vengono usate da gruppi di più persone. Questa a guidarla siamo stati in tre. È stata usata prevalentemente a Beirut, nell'area bombardata, esattamente nella zona Areg. Mi trovavo nella periferia sud di Beirut quando è esplosa questa bomba, a soli 2 isolati di distanza. La forma del fumo dopo l'esplosione fa venire in mente quello di Hiroshima. Senti la mancanza di ossigeno per qualche secondo, ma questa sensazione mi è rimasta tuttora. Non so se è dovuta all'esplosione o a qualcos'altro, ma sento ancora adesso mancanza di respiro e convulsioni. Questa esplosione è avvenuta nella periferia sud di Beirut, ad Areg. Due testimoni diversi parlano della stessa zona di Beirut, Areg, e della stessa esplosione. Tracce di uranio arricchito sono state trovate nel filtro di questa ambulanza che è stata colpita durante l'attacco israeliano la scorsa estate. È un'ambulanza dell'Islamic Health Society che avrebbe operato esclusivamente nella zona sud di Beirut, tranne un unico viaggio verso Tiro prima di essere colpita. Quando sono stato a Beirut a settembre, ho chiesto di poter visitare Beirut Sud. Una guida mi ha portato a quello che si può definire il centro accoglienza degli Hezbollah. Era nell'area chiamata Aret Reik, la parte di Beirut Sud che ha subito i bombardamenti più pesanti. Lì notai 3 ambulanze danneggiate. Chiesi allora se fosse possibile prelevare il filtro dell'aria di una delle ambulanze. Sono stati molto collaborativi. Mi hanno detto, certo, si serva pure. Il filtro dell'aria è molto importante. Contiene uranio arricchito. Apparteneva a un'auto che è stata usata in guerra solo per 14 giorni. Tutto l'uranio arricchito che contiene è stato raccolto in 2 sole settimane. Se l'uranio entra nei polmoni, comincia lentamente a finire nel circolo sanguigno. Dal circolo sanguigno finisce poi nell'urina. Questo percorso è stato dimostrato scientificamente negli ultimi 10 anni dagli esperti di uranio impoverito militari e dagli esperti civili come Chris Busby. È facile calcolare quanto uranio era presente nell'aria. Abbiamo considerato che l'ambulanza aveva un motore di cilindrata 2000 e che ha operato per 8 ore al giorno per oltre 2 settimane. La concentrazione di uranio che abbiamo trovato nel filtro è davvero grande. La stessa concentrazione dovrebbe esserci nei polmoni delle persone che si trovavano nelle stesse aree. Il ricercatore britannico Chris Busby ha calcolato sulla base della presenza di uranio nel filtro che nelle 2 settimane di attività dell'autoambulanza una persona che abbia vissuto negli stessi luoghi potrebbe aver inalato qualcosa come 1 milione di particelle di uranio. Rai News 24 è riuscita ad individuare l'autoambulanza e uno dei 3 autisti che si sono avvicendati alla guida. A volte prestavamo soccorso anche durante i bombardamenti, sotto il fumo, la polvere, per salvare le vittime nella zona sud di Beirut. Credo che questa ambulanza si è spostata in 50 o 70 posti diversi dall'inizio dell'aggressione del 12 luglio. I bombardamenti erano praticamente giornalieri e normalmente l'ambulanza arrivava dove poteva perché le strade erano distrutte. Andavamo nelle zone colpite e prelevavamo spesso anche solo brandelli delle vittime. L'ambulanza è andata una volta sola a sud del Libano, a Tiro, per trasportare dei medicinali. Dopo qualche giorno, al ritorno, è stata colpita durante un bombardamento, circa 17 giorni dopo l'inizio dell'aggressione. La testimonianza dell'autista dell'Islamic Health Society e l'analisi del filtro del carburatore dell'ambulanza fanno supporre che anche a Beirut siano state riscontrate tracce di uranio arricchito. Una conferma dell'inchiesta di Rai News 24 dello scorso autunno realizzata nella città di Qiam, nel sud del Libano, dove in un cratere provocato da una bomba sono state rilevate tracce di uranio arricchito. Noi ci siamo tornati. Abbiamo circa 1200 case distrutte e gli edifici rimanenti hanno subito notevoli danni, come potete vedere.
ma la cosa più grave sono le eventuali radiazioni dovute all'uranio, di cui parlano gli esperti, e purtroppo tutte queste notizie stanno provocando paura per la nostra salute e per quella dei nostri figli. Ho paura di quello che si dice dell'uranio. Ho paura per me e i miei figli, visto che l'esplosione è avvenuta a un metro dalla nostra casa che stiamo ricostruendo. La popolazione è spaventata. Chi abita vicino al cratere ha paura di avvicinarvisi, ma molti hanno proprio paura di entrare nella città di Qiyam. 2 settimane fa è morta una ragazza di 14 anni e molti hanno parlato del mistero della sua morte, ma per ora non possiamo né confermare né smentire, per non aumentare questo clima di terrore che c'è qui a Qiyam. Queste armi vietate non devono essere lanciate sui civili, perché da quello che ho sentito potrebbero provocare anche delle malformazioni a distanza di tempo. Solo Dio lo sa. È possibile che qualcuno al mondo abbia coscienza di questi rischi e le lanci comunque su una popolazione civile? Ci auguriamo che non accada più, né a noi né ad altri. Non lo auguro neanche ai nostri nemici che qualcuno gli lanci queste sostanze. Israele ha osato provocare una catastrofe ambientale che sta suscitando molta preoccupazione tra la popolazione. Ma le nostre falde acquifere sono collegate a quelle israeliane e se gli esperti dovessero confermare una contaminazione delle falde, prima o poi arriverà anche ad Israele la contaminazione. Chiediamo alle organizzazioni scientifiche di non risparmiare fatiche e di rispondere a questa domanda. Cosa dobbiamo fare? La gente ci chiede questo continuamente e dobbiamo dargli una risposta definitiva. Ora vi mostrerò il luogo dove il 20 agosto ho misurato personalmente il maggior tasso di radioattività. A quel tempo la notizia è stata riportata dai media. La dose di radioattività era di 14-15 volte superiore alla dose di radiazioni che normalmente si registrano in quest'area. Lasciate che vi mostri. Prendiamo come riferimento quel palo, il palo della luce. Quello è il posto dove ho misurato la radioattività. Anche allora c'era quel palo e circa 3 metri più a sinistra c'era il cratere dei missili dove abbiamo misurato la radioattività. Qui c'era una casa, poi tutta l'area è stata oggetto di scavi e i detriti sono stati spostati da lì a qui dove c'era il cratere. Come potete vedere è tutto coperto da macerie e ora non ha più senso fare le rilevazioni di radioattività. Anche qui a sinistra, nella parte più bassa, c'era una casa. Vedete lì, lì dove c'è quell'acqua nel fossato, quella parte è stata colpita da un missile che ha completamente distrutto la casa. È dalla fine di agosto che a Qiyam è stato individuato uranio. Tra gli esperti però non c'è accordo sul tipo di uranio. È uranio naturale o era contenuto nelle bombe israeliane? E in questo caso era uranio impoverito o uranio arricchito? Qual è la verità? Uranio arricchito o impoverito? Molto dipende dal metodo con cui si misurano le radiazioni e la presenza di radiazioni gamma indica la presenza di uranio impoverito. I britannici invece, con gli stessi campioni dello stesso luogo, perché eravamo insieme quando li abbiamo raccolti, sostengono che si tratta di uranio arricchito, anche se i loro valori si trovano all'interno del margine di errore delle misurazioni. Nel mio caso la risposta tende verso l'uranio impoverito, ma anche qui c'è un margine di errore del 15%. Quindi è difficile avere risposte certe e provare scientificamente che i missili contenevano uranio impoverito. Non c'è alcuna discussione. E se il primo rapporto non bastasse, abbiamo un secondo rapporto redatto da un secondo laboratorio che ha usato una tecnica completamente differente e molto accurata.
La spettrometria alfa, la stessa tecnica che anche il dottor Kobayashi ha utilizzato. Anche questo diverso metodo, la spettrometria alfa, mostra che l'uranio del campione è arricchito. Dunque abbiamo due distinti laboratori che dicono entrambi che il campione contiene uranio arricchito. Non c'è discussione su questo. L'uranio è uno dei 92 elementi chimici presenti in natura. Gli atomi di ogni elemento, uranio compreso, hanno sempre lo stesso numero di protoni, ma possono avere un diverso numero di neutroni. Questi atomi vengono chiamati isotopi. In natura ogni elemento si presenta come una miscela di più isotopi. Per l'uranio questa miscela è composta per il 99,3% da uranio-238 e per lo 0,7% da uranio-235. A partire dall'uranio naturale, estraibile da giacimenti minerari, è possibile creare in laboratorio due metalli derivati, l'uranio arricchito, contenente più isotopi di uranio-235, e l'uranio impoverito, contenente meno isotopi di uranio-235. Grazie al suo elevato peso specifico, l'uranio impoverito trova largo impiego nell'industria civile come materiale di zavorra per aerei, elicotteri e barche a vela da regata. Altre applicazioni riguardano la costruzione di schermature per sorgenti altamente radioattive, soprattutto nel campo della radiografia industriale. A questi usi civili dell'uranio impoverito si affianca la produzione militare di munizioni, proiettili e bombe. Sfruttando la densità di questo metallo, le armi contenenti uranio impoverito possono perforare pesanti corazzature di carri armati e spessi muri di cemento armato. L'uranio arricchito, più radioattivo rispetto all'uranio impoverito, trova impiego nell'industria civile nel campo della produzione dell'energia elettrica come combustibile per i reattori nucleari delle centrali atomiche. Nelle sue applicazioni militari, l'uranio arricchito viene utilizzato come massa di reazione per le bombe atomiche o come innesco per le bombe termonucleari. Il Dipartimento per le verifiche postbelliche dell'UNEP, il programma ambientale delle Nazioni Unite, ha inviato una sua squadra di esperti già nell'autunno scorso. Campioni di acqua e di suolo sono stati raccolti in 25 siti, tra i quali anche Chiam. Il laboratorio svizzero di Spitz, che li ha analizzati, ha espresso un verdetto chiarissimo. L'uranio è presente in Libano. In alcune località la sua concentrazione è di ben 10 volte superiore al valore medio libanese. Non si tratterebbe però di uranio arricchito, ma di uranio naturale. Dopo le denunce di Renews 24 del quotidiano britannico The Independent, a fine novembre 2006, l'UNEP è tornato a Chiam. Anche Dai Williams è a Chiam quel giorno. Qui i ricercatori dell'UNEP stanno scavando il cratere più radioattivo che l'UNEP abbia mai visitato dai tempi della guerra dei Balcani. Peraltro nella guerra dei Balcani l'UNEP non ha mai analizzato crateri di bombe, analizzò solo piccoli frammenti di terra colpiti da proiettili di uranio. Il cratere di Chiam era stato creato da una bomba di 1.000 o 2.000 libbre e la squadra dell'UNEP sapeva che noi avevamo campioni di uranio arricchito. Allora perché non hanno dato alcuna protezione alla persona che guidava il piccolo trattore? L'ho fatto io. Gli ho dato la mia mascherina, ma lui non l'ha indossata. I ricercatori dell'UNEP mi hanno detto che in precedenza erano già stati lì due volte. Si può supporre che tra la prima e la seconda visita l'area era già stata bonificata. Altri due campioni raccolti nella seconda missione contenevano uranio arricchito. Uno conteneva invece uranio normale. Questo davvero non lo capiamo. Come ve lo spiegate? Non ho una spiegazione. Posso dire che non credo che nello stesso cratere si possa trovare contemporaneamente uranio arricchito e uranio normale. Qualcuno ha manomesso il cratere. Questa è la mia sola spiegazione. Non capisco come la stessa bomba possa produrre uranio arricchito e uranio normale. E questo non è un errore di misurazione. Le misurazioni sono straordinariamente accurate. Queste macchine sono straordinariamente accurate. Non c'è discussione sul fatto che siamo di fronte a uranio arricchito. Un'escavatrice riapre il cratere di Chiam. Il fondo si riempie di acqua, che viene prelevata e sigillata in due contenitori identici. Per Dai Williams è l'occasione per mettere a confronto i propri metodi con quelli del team ufficiale delle Nazioni Unite.
Abbiamo due campioni gemelli. Uno lo abbiamo portato ad Harwell, il laboratorio che lavora con il Ministero della Difesa britannico. L'altro è stato analizzato dall'UNEP e se l'UNEP dovesse avere risultati diversi dal nostro, sarebbe un grosso problema. Nel campione di acqua avete trovato uranio arricchito? Nel campione di acqua noi abbiamo trovato uranio arricchito. Anche l'UNEP dovrebbe trovare uranio arricchito. In un rapporto di laboratorio finora confidenziale, gli scienziati svizzeri di Spitz ancora una volta non confermano le analisi di Harwell. Nella stessa acqua dove i britannici hanno trovato uranio arricchito, i consulenti e scientifici dell'UNEP trovano uranio naturale. Non ho mai apprezzato il lavoro dell'UNEP, il programma ambientale delle Nazioni Unite. Cercano sempre di minimizzare le prove della presenza di uranio. Lo hanno fatto nei Balcani. Sono stato in Kosovo con la TV giapponese e ho misurato la presenza di uranio sul campo mentre l'UNEP andava dicendo che non ce n'era traccia di uranio. Le esperienze precedenti come quella del Kosovo non possono essere dimenticate. Sono già stati 44 i militari italiani che sono morti a causa di tumori o leucemia attribuibili a inalazione di uranio impoverito e sono centinaia gli ammalati. Ora tutti riconoscono che l'uranio in realtà c'era. Già allora l'ONU ammise che l'uranio in Kosovo c'era, ma l'UNEP invece organizzò una conferenza stampa a Ginevra per presentare un rapporto nel quale si diceva che non c'era uranio, che loro non l'avevano trovato. Questo dissero nel loro rapporto. Nessuna dichiarazione ufficiale da parte dell'UNEP. Ufficiosamente, dalla sede di Ginevra si mette in dubbio la validità scientifica dei metodi utilizzati da Williams e Busby. Si ipotizza che le macchine utilizzate nel laboratorio di Harwell potessero essere già contaminate, anche se ben 8 controlli effettuati nel laboratorio britannico dovrebbero escludere questa ipotesi. Resta difficile capire come uno dei migliori laboratori del mondo abbia trovato uranio arricchito, una sostanza che non dovrebbe esserci e che non si trova così facilmente. E l'UNEP non spiega perché la concentrazione di uranio sia così alta nelle aree bombardate. La mia ipotesi è che a Beirut Sud sia stata usata la stessa bomba sganciata su Qiam, il che vorrebbe dire su ogni località sarebbero state sganciate almeno 2 bombe. Una contenente uranio arricchito, un'altra con uranio non impoverito. L'idea di utilizzare uranio non impoverito, vale a dire naturale, è importante perché rende difficilissimo per i laboratori la sua individuazione. L'uranio non impoverito, quando brucia e si incenerisce, diventa indistinguibile dalla cosiddetta radiazione di fondo dell'uranio naturale. Proprio questa caratteristica ha permesso per 5 anni ai governi e agli apparati militari americani e britannici e alla stessa UNEP di dire che il problema delle armi all'uranio era inesistente, tutto veniva ridotto ad un'alta radioattività di fondo. Mi risulta davvero singolare che qualcuno possa usare uranio arricchito se non per realizzare una nuova arma speciale. Perché si dovrebbe utilizzare l'uranio arricchito? È come se qualcuno volesse uccidere un nemico sparandogli dei diamanti. Che sia arricchito o impoverito, quali sono gli effetti dell'uranio sulle persone che ne vengono a contatto? Se l'uranio è arricchito, le radiazioni sono maggiori rispetto a quello impoverito. L'uranio impoverito non genera prodotti derivati e quindi le radiazioni sono minori. Ma il pericolo deriva, a prescindere dall'impoverimento, dall'ingerimento delle polveri di uranio che genera una forte tossicità nel corpo umano ed è molto pericoloso. La tossicità insieme alle radiazioni alfa all'interno delle cellule può danneggiare le cellule stesse e dar vita a distorsioni genetiche e problemi di salute in generale. Dai Williams non si è limitato a raccogliere campioni di terreno, ha ottenuto un campione di urina che ha mandato ad analizzare in Inghilterra, ancora una volta ad Harwell.
Ho due campioni di urina prelevati da persone che erano state in zone di guerra. Uno di questi campioni presenta tracce di contaminazione. Qual è il livello di uranio nell'urina raccolta a Beirut? È superiore alla norma, si tratta di uranio non impoverito, non è arricchito, ma la concentrazione è più alta, 15 volte più alta della norma. Uranio nell'urina di civili libanesi. Nessuno finora l'aveva trovata, anche perché nessuno l'aveva cercata. Potrebbe essere un caso isolato o ancora una volta un'interpretazione discutibile. Dovrebbe però bastare per chiedere a chi è responsabile della salute dei libanesi di fare altre analisi per sgombrare il campo dei dubbi. Se c'è uranio nel Libano del Sud, allora i contingenti delle Nazioni Unite saranno molto cauti prima di partire per il Libano. Molti soldati delle Nazioni Unite hanno contratto la leucemia nelle loro missioni di peacekeeping nei Balcani. Ora non credo che vorrebbero andare un'altra volta in un luogo dove c'è l'uranio. È molto importante individuare la contaminazione a Qiam e a Beirut. Significa che almeno quattro testate, due a Qiam e due a Beirut, sembrano contenere uranio. Io sono stato lì solo per pochi giorni, ho visitato 10 località, ma ho raccolto campioni solo in 3 di queste. Se già quei campioni mostravano contaminazione da uranio, allora mi aspetterei che ci siano altre località in Libano dove bombe analoghe sono state usate e che avranno analoghe contaminazioni. I nostri rapporti non saranno insabbiati, perché questa è scienza, è la verità, per quanto la verità sia possibile in questa vita. Se prendi un pezzo di terra da una zona di guerra, lo metti in una gigantesca macchina che è stata disegnata per misurare quantità infinitesimali di materia, questa macchina è precisa, non dice bugie, è solo una macchina, quindi premi un pulsante ed esce la risposta. E la risposta è che in quel cratere c'è uranio arricchito nel filtro dell'aria, c'è uranio arricchito nell'acqua, per quanto mi riguarda la storia finisce qua. C'è uranio arricchito nel Libano del Sud.